Buongiorno da TG1 Economia. Le borse europee reagiscono con decisi rialzi al voto del Parlamento greco sulle riforme. Bene anche Piazza Affari, ma vediamo subito il quadro aggiornato con Riccardo Venchiarutti collegato con noi da Milano. È positivo il bilancio 2014 dell'industria italiana costruttrice di macchine utensili, robot ed automazione. Un altro segnale che fa ben sperare per la ripresa. Michela Coricelli. Macchinari, utensili, robot, automazione, un termometro dell'economia reale. Quando le industrie ricominciano a comprare queste macchine, quando ripartono gli investimenti, vuol dire che qualcosa sta cambiando. La ripresa dei consumi interni registrata nel 2014 fa ben sperare, dicono i produttori di macchinari. Il 2014 si è chiuso sicuramente con un segno positivo. La produzione di macchine italiane ha avuto un incremento dell'8%. Il dato però estremamente significativo è che c'è stata una ripresa molto forte sul mercato interno, segniamo un più 38% di consegne. Quarto produttore mondiale, terzo esportatore internazionale, a fronte del leggero calo delle vendite estere, l'Italia riprende fiato grazie agli ordini domestici. C'è stata ripresa per noi come per il manifatturiero italiano dopo una perdita di produzione di aziende o di produzione per le aziende piuttosto significativa, come dicono i dati di Confindustria. Bisogna auspicare che questa ripresa continui ed è stata sicuramente un po' a macchia di leopardo, cioè c'è chi si è ripreso, c'è chi purtroppo non ce l'ha fatta, però c'è anche chi cresce e l'Italia manifatturiera è sicuramente un'eccellenza. Per il 2015 l'UCIMU prevede una crescita della produzione di oltre 5 punti percentuali.